Terminata l'emergenza, si passa ora rapidamente alla fase di ricognizione dei danni. Lunedì pomeriggio si è svolta a Palazzo Limadù l'incontro voluto dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli e dall'Assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi con i sindaci dei comuni coinvolti dal maltempo che nei giorni scorsi ha colpito alcune aree costiere e zone collinari delle Marche, causando allagamenti e frane. Obiettivo della riunione: fare il punto della situazione e valutare una prima stima dei danni da presentare alla Protezione Civile Nazionale. Una riunione operativa volta innanzitutto a comunicare quella che è stata la risultanza del riconoscimento dello stato d'emergenza e quindi quelle che sono le procedure da mettere in campo per ristabilire la sicurezza del territorio e dare subito le prime risposte alle zone più colpite dall'alluvione della scorsa settimana. E poi sicuramente anche cercare di comprendere quello che è la reale entità dei danni subiti anche dai privati, famiglie e imprese, per cercare nell'interlocuzione che abbiamo con il Ministero della Protezione Civile Nazionale di sostanziare un po' quelle che sono le situazioni che abbiamo vissuto nella nostra regione. Una riunione molto partecipata, molto operativa, che comunque, a cui comunque seguiranno altri incontri. I sindaci sono intervenuti per evidenziare le singole situazioni. Ai tecnici è spettato il compito di dare tutte le indicazioni necessarie per affrontare gli iter amministrativi previsti in questi casi per i comuni. Abbiamo infatti spiegato ai sindaci anche le modalità proprio di accesso a quelle che sono delle ordinanze da mettere in campo per affrontare i problemi che sono creati a causa del maltempo. Ad esempio l'ordinanza per lo smaltimento dei rifiuti di chi ha avuto danni in casa, che ha dovuto purtroppo mettere fuori mobiglia, cose che si ha in casa. Questa ordinanza che consentirà il conferimento in discarica anche senza la differenziazione, diciamo, di questi materiali, così come avviene quando ci sono appunto stati d'emergenza. Il tutto è legato al riconoscimento del stato di emergenza nazionale, che è già avvenuto. Ora c'è un'ordinanza che va affinata nei particolari, poi c'è un'intesa tra Stato e Regione che ci consente di renderlo operativo.